primo maggio, vi faccio vedere cosa preparo oggi e parliamo un po' anche oggi, ok? E naturalmente Kitty il 1º maggio se la dorme. Grazie per i commenti sul video di ieri. In poche ore è stato guardato da un centinaio di persone, mi sembra. Sì, secondo l'applicazione Studio che mi fa vedere a volte anche statistiche che non sono visibili al pubblico in anteprima, perché non so se sapete come funziona con YouTube. Vi dice che avete fatto 200 visite, ma prima vuole controllarle, vuole verificare che non abbiate magari pagato qualche società, qualche società di quelle che vi fanno avere visualizzazioni per non so, 20 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro. Esistono anche quelle, ci sono anche i furbettini lì, eh. Allora, ieri qualcuno mi ha chiesto sotto al video: ma alla fine sei un Hare Krishna o un buddista? Allora ho risposto con questa bellissima frase di Neale, io non lo so come si pronuncia, però immagino che voi lo conosciate, è uno scrittore molto famoso. Sono un cristiano, sono anche un ebreo, sono anche un musulmano, sono anche un induista, sono anche un buddista, sono anche un mormone e in realtà appartengo a ogni religione esistente, anche quelle che non conosco. Appartengo a tutte le religioni perché sono un prodotto di tutte le religioni, perché sono un essere umano e le religioni insegnano un potere elevato e io sono in accordo con questo insegnamento di base. Che io sia d'accordo o meno con ogni singola dottrina o ogni singola dichiarazione proposta da una particolare religione non significa che io non possa praticare come membro di tutte le religioni, poiché ogni religione insegna che l'amore è la risposta e con questo sono profondamente d'accordo. Questa mi sembrava una risposta veramente perfetta perché io sono così. In questo modo ho voluto rispondere definitivamente a questi dubbi che giustamente ogni tanto vi vengono quando ascoltate una mia trasmissione radio o leggete un mio ebook o guardate un mio video. Volevo salutare Sunshine04, volevo salutare Piaceri e Sapori, volevo salutare Franci, volevo salutare Antonella Ardone, volevo salutare Maura1971, volevo salutare Citrina1976, volevo salutare la mia mamma che ogni tanto credo che guardi i miei video perché io gli mando Helga Schneider, vi metto il link al suo sito qui sotto, la mia mamma Helga. Ciao ciao, mentre cucino queste carotine, lei è una grande fan di Kitty, ma chi non lo è? Infatti voi salutate sempre tutti quanti Kitty, Kitty vi saluta tanto. Volevo salutare l'IKEA Veg Channel, Roberta Cotti, Cinzia Coccinella, Francesca Vitaliani, Ami Zibbi, Antonella Persiani, Tiziana Bernascone, Francesca Vitaliani. Insomma, sono alcuni dei fan che spesso commentano sotto i nostri video, Isabella Iacobone, GunnerTube, Ami Zibbi. Ciao a tutti e anche a quelli che non ho nominato, perché adesso ho seguito proprio un ordine casuale, eh. Non c'era nessuna distinzione tra chi è qui, non c'è nessuno importante. Questo è un canale piccolino che non è nemmeno nato per fare soldi, perché se dovessimo fare soldi, ciao. Ne parlavo stamattina, ho commentato sotto una delle persone che poco fa ho citato. Stamattina ho guardato un suo video, come spesso faccio, e ho lasciato un commento sul fatto che oggi è il 1º maggio e Massimo lavora.
questa riflessione è importantissima, fa molto riflettere. Sunshine 04. Penso che sia improbabile il fatto che proprio oggi si debba lavorare. Conta che Christian ha lavorato anche 3 settimane di fila, compresa la domenica, un massacro. Ma cosa possiamo fare? Io ho 22 anni e non ho visto altro che questo mondo da quando sono nata. Non ricordo il periodo in cui si stava meglio. Allora, ce n'è ancora una. Voi vi chiederete che cosa sto facendo con queste carote, ma io ancora non lo so. Passo dalle carote al buddismo, eh? A me piace fare video così. Allora, mi chiedete anche, ma è vero che vuoi tornare a vivere in un monastero buddista o Hare Krishna o quello che è? Allora, prima di tutto voi sapete che io ho un compagno, quindi... Cioè, al giorno d'oggi, nel cosiddetto Kali Yuga, per chi segue come me un po' l'induismo, nel Kali Yuga, secondo me, il matrimonio, cioè io e te per sempre, non so, è bello, è bellissimo come cosa, però molto difficile, credo che sia veramente dura in quest'epoca. Il matrimonio sempre noi per sempre, il cosiddetto Kali Yuga, cercate su Wikipedia che cos'è il Kali Yuga, se volete, siete interessati. Secondo me è dura, ma ci sono le eccezioni che confermano la regola, quindi io spero di essere una di quelle eccezioni, ma così non fosse, cosa faccio? Mi uccido un domani? No. Ed è anche assurdo parlarne oggi in questo video, perché voglio dire, è assurdo mettere il carro davanti, cioè se devo già cominciare a vivere la mia storia pensando che un domani finirà, cioè tanto vale non portare neanche avanti. Però visto che mi avete fatto questa domanda, allora sono costretto a fare un po' scritto, un diciamo così, sì certo, se un domani finisse la mia storia, io vorrei perlomeno andare a vivere in campagna o in montagna, con persone, anche se non vivono con me, comunque nelle vicinanze, alle quali piace vivere in campagna, vivere in montagna, piacciono gli animali, il mangiare un po' così, sano, no? Meno carne possibile, io non ne mangio per niente. La vita un po' sana, in campagna, in montagna, quindi persone positive, che si svegliano la mattina presto, ci godiamo le belle giornate, ci godiamo i nostri gattini... Allora, qui cosa aggiungiamo? Quindi non per forza nella villa Vrindavana di Hare Krishna, dove ho vissuto in passato, eh? Adesso soffriggiamo questi che compro all'Eco, questi bocconcini. Non lo so neanche io ancora cosa sto facendo. O provare l'esperienza buddista, appunto, in un monastero buddista. Non lo so. Vedremo, per ora non voglio... pensarci, ripeto, per ora vivo la mia storia di coppia con una persona che voi conoscete, voi che seguite il canale. Allora, mi chiedete anche perché non sto più facendo molte dirette con Spreaker, utilizzando la piattaforma Spreaker. Allora, i ragazzi di Spreaker sono stati gentilissimi, mi metto nei loro panni e per loro è inconcepibile che un'associazione non abbia 10 euro al mese. Ci avevano offerto un pacchetto, uno dei loro pacchetti, se andate su Spreaker, cercate su Google, potete vedere un po' quello medio, adesso non mi ricordo come si chiama, ce l'avevano offerto 10 euro al mese. Eppure, sapete, per noi abbiamo questa associazione www.vrindavana.eu, voi non ci crederete, forse sì. Secondo me le persone che guardano il mio canale ci credono. Non abbiamo neanche quei 10 euro, perché 10 euro qui, 10 euro... Allora, prima di tutto c'è la vita privata. Allora, già nella vita privata paghi la bolletta del telefono e ok, per avere wifi a casa soprattutto, no? Perché per telefonare ormai con i cellulari. Poi, non so, 10 euro al mese per la tariffa, per lo smartphone, iPhone o quello che è, nel mio caso iPhone. Quindi per avere internet, soprattutto anche sullo smartphone, poi magari 500
o 800 o 1000 minuti compresi nella tariffa, secondo di quale tariffa avete fatto e con quale operatore avete fatto. Io sto passando alla 3 proprio in questi giorni, 800 minuti, 800 sms e 4 gigabyte, non so, la conoscete come tariffa? Ditemi cosa ne pensate. Poi noi non abbiamo la televisione, però abbiamo Netflix, abbiamo l'iPad Pro, abbiamo anche uno schermo grande e quindi ci guardiamo delle serie TV su Netflix e si paga tot al mese. E poi paghi, non so, 10 euro al mese per avere i libri limitati su Amazon, no? Oppure qualcun altro paga magari la musica illimitata su un altro servizio, 10 euro al mese. Insomma, 10 euro qui, 10 euro, solo 10 euro ti dicono tutti, però. Tutti quanti ti dicono solo 10 euro, però 10 euro qui, 10 euro, 10 euro là. Io ho uno stipendio part time e Massimo al suo, poi certo siamo una coppia, si divide tutto, però comunque io nella mia testa devo fare un ragionamento, ma io quante ore lavoro? Tra l'altro guadagno poco, perché sono un operaio, quindi io quante ore devo guadagnare? Quante ore devo lavorare per questi 10 euro qui, 10 euro lì, 10 euro, cioè, no, non ce li ho. L'associazione culturale www.vrindavana.eu è completamente autofinanziata, quindi metto io 5 euro, mette 5 euro Patrizia Weyer, la mia amica della Svizzera, chiedete la sua amicizia su Facebook, non so, vendiamo qualche ebook appunto, Massimo mette 10 euro ogni tanto anche lui, cioè proprio così, tutto molto spontaneo, molto free, siamo in pochi, lo facciamo per passione, quindi 10 euro tutti i mesi a Spreaker, c'è già da pagare tutti i mesi il server, lo spazio illimitato su vrindavana.eu, la quota annuale di Amazon Cloud Drive, che ne so, sono tante cose che alla fine messe insieme sono tutte piccole cifre, diventano una grande cifra, non ce la facciamo. Per cui c'è un'applicazione che sta per uscire, vi metto il link qui sotto, che ci permetterà di fare dirette tramite il server che già noi abbiamo, vi metto anche quel link qui sotto, sia delle trasmissioni che facciamo su quel server, quindi l'URL per ascoltarle, sia del provider a cui ci siamo appoggiati, e se volete vi mando anche quello sul quale ci siamo appoggiati per fare il sito, che è un dollaro al mese, quindi magari può interessarvi, e se volete vi mando una guida su come farvi un vostro sito. L'ho già mandato in questi giorni a un paio di persone che mi chiedevano, mi fai il sito? Io già faccio siti un po' per arrotondare, ma poi non ho tanto tempo, quindi a qualcuno ho fornito questa guida, si è trovato bene. Per cui alla fine c'è questa applicazione, che vi metto il link qui sotto, ripeto, che pago una tantum, poco meno di 30 euro, e poi per sempre potrò fare dirette illimitate, addirittura la prossima versione registrerà anche quello che fai in diretta, la prima versione che uscirà a breve no, ma già col primo aggiornamento mi ha detto la persona, ho scritto allo sviluppatore di questa app, ho usato Google Traduttore perché lui parla in inglese, mi ha detto che già col primo aggiornamento ci sarà la possibilità di registrare e poi depositare su un servizio cloud le vostre dirette radio, quindi siamo a posto. E pago 30 euro una tantum anziché 10 euro al mese a Spreaker, nonostante Spreaker, ripeto, voglio ringraziarli, anzi pubblicamente magari li taggerò in questo video perché sono stati veramente fantastici, grazie di quello che avete fatto, ma proprio poi abbiamo visto che non ce la facciamo, sono già troppe spese. Allora, adesso ho aggiunto sedano, carote e cipolla qua, continuiamo ad abbrustolire un po' le nostre carote, e poi vediamo, adesso aggiungerò un po' di acqua fra poco, pensavo di mettere un paio di pomodori più tardi, adesso appunto ripeto, fra poco aggiungerò un po' d'acqua, le facciamo belle tenere queste carote, potrei anche decidere di frullarne metà e tenere l'altra metà così intera, chi lo sa, vediamo, man mano che vado avanti lungo il piatto improvviso. La pasta vorrei fare queste farfalle integrali della Tremolini che ho comprato l'altro giorno all'Eurospin,
Ok. Ho messo ieri i semini in una bella ciotolona a prendere aria, ho seguito il vostro consiglio ieri, grazie per il consiglio. Adesso li lascio uno o due giorni così a prendere aria. Il video di ieri, se non l'avete visto, magari vi metto un link qui sotto. Ho seguito il consiglio di Piaceri e Sapori e adesso li lascio uno o due giorni, poi vi so dire. Rimane l'appuntamento fisso qui per il canale 2, dei video ogni lunedì, e per il canale 2 un video ogni venerdì, ok? Ma video anche il sabato, la domenica o in altri giorni è difficile, eccezionalmente questo qui, quando capita volentieri, ok? Proprio non ce la faccio, tra il lavoro, appunto l'associazione, la radio, la web tv, il progetto di web tv che poi praticamente sarebbe anche questo canale YouTube, insomma, no? Soprattutto la radio, l'associazione e il lavoro e la casa. La casa, ne parlavo stamattina appunto con Sunshine 04, come fate voi? Diceva lei, ve lo chiedo anch'io, come fate? Scambiamoci i consigli, come si fa a fare tutto? Ma il blocco, è vero che nell'iPad mini il blocco della rotazione qua, ah sì, qua di fianco, ok, bene, a dopo. Ecco, adesso ho messo l'acqua, adesso lasciamo qua, torniamo dopo, ok? Allora, ieri ho rifatto tutto il frigo, quindi ho messo tutti questi pezzi, proprio li ho tolti tutti quanti, li ho messi in lavastoviglie. Poi ho pulito le pareti e ho messo tutto a posto. C'è il tahin, la stevia, il doppio concentrato di pomodoro e questo che è tipo... Questo è il concentrato di pomodoro, questo è... Ah, l'ortolina. E poi i dadi che ieri avevo dimenticato di includere nel video che abbiamo comprato in quel posto che vi ho fatto vedere ieri, l'essenza di rum per i dolci, di vegetali, e poi olio essenziale di limone, e poi il tea tree, io non sono bravo con l'inglese, e poi il succo d'albero, la senape, capperi, salsa barbecue, ketchup, salsa di soia, limone, bottigliette d'acqua, la caraffa depurativa COP, l'acqua detox che ho fatto ieri, tutti gli yogurt di soia messi in ordine di scadenza, tutti gli affettati vegetali messi in ordine di scadenza, del tofu alle erbe con delle olive per le insalatone, tutta la verdura messa in ordine di nuova sotto, vecchia sopra, un pezzo di formaggio grana da grattugiare. Ho inventato questa cosa per tenere questa bottiglia di salsa di soia, per riempire quella piccola che avete visto prima. Abbiamo comprato questi gangi da Tiger, ne ho attaccato uno qui, e la bottiglia così non si rovescia, sta un po' inclinata, ok? Ecco, e qua tutta la frutta, un pezzo di peperone che abbiamo usato ieri sera per l'insalatona, l'altra metà la usiamo stasera, funghi che useremo stasera nell'insalatona, cavoletti di Bruxelles che non mancano mai in questa casa, sottilette, zenzero, una cosa al tofu che dobbiamo assaggiare in questi giorni, e tutti i secondi vegetariani che compriamo all'Eurospin e all'Eco, tutti in ordine di scadenza, dell'insalata già pronta, già tagliata. Intanto guardo video, Kitty è sempre qua, viva Kitty, Kitty, Sunshine 04, tutti i libri della mia mamma, li trovate in tutte le librerie. Da sopra c'è il tempio. Ieri vi ho fatto vedere quello buddista, questo è quello induista,
un po' in disordine, quindi non alzerò la telecamera, devo un po' rifarlo nei prossimi giorni, poi magari posso fare un video. Allora, adesso voglio prendere un pomodoro, un po' di doppio concentrato, voglio mettere un po' di queste carotine, con un po' della loro acqua, un po' di doppio concentrato, ecco qua. Tanto l'acqua bolle, ho messo giù 250 grammi della pasta che vi ho fatto vedere prima. Allora, Massimo sta arrivando a casa, è proprio qui nel portone. Adesso prendiamo questa pasta, ecco qua, la uniamo alle nostre carote e poi saltiamo un po'. Tra l'altro, Massimo, mentre era al telefono con me, ha incontrato Hare Krishna e ha comprato dei biscotti. Qua in Piazza Maggiore c'è la festa del 1° maggio, c'era uno stand, adesso ve li faccio vedere in diretta, anzi ve li fa vedere lui. Allora, saltiamo un po'. Kitty sta facendo la festa. Ciao, al suo dado, tornato a casa, sentite le urla di Kitty. Ecco qua. Adesso questa pasta la lasciamo un po' qui così, che si insaporisce bene con le nostre carotine. Il sughettino qua è pronto. E poi volevo fare, tagliuzzare questi così, metterceli sopra. Ecco Massimo con i biscotti. Ciao! Allora, sì, questi qui allo zenzero, sì, come ingredienti hanno farina integrale, zucchero di canna, olio di girasole, acqua e lievito. Ma l'acqua è anche sulla confezione? No, perché è piovuto. Sono vegani. Ah, quindi alla fine sono vegani. Sì, sono vegani. Cioè farina integrale, zucchero di canna, olio di girasole, acqua e lievito. Okay. E lo zenzero, ovviamente. Ok. Poi ci sono questi alla cannella, che potete vedere. Gli ingredienti sono farina integrale, sempre, zucchero di canna, olio di girasole, acqua e lievito, e ovviamente sono aromatizzati alla cannella. Vi metto il link qui sotto se volete comprarli, il link del centro Vaikunta per contattarli. Esatto. Se volete contattarli per sapere dove comprare questi biscotti. E poi ci sono questi al cocco. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: farina integrale, zucchero di canna, olio di girasole e acqua e lievito. E ovviamente si può anche vedere dai biscotti che c'è la granella di cocco, la farina di cocco all'interno. E poi ci sono questi che sono aromatizzati alla curcuma, quindi per questo hanno il loro colore giallo, e gli ingredienti sono sempre gli stessi: farina integrale, zucchero di canna, olio di seme di girasole, acqua e lievito, e poi tanta curcuma per farli diventare gialli. E sono tutti a forma di cuoricino. Bene, bene. Quindi sono tutti vegani? Sono tutti vegani. Non c'è latte, ma è la cosa migliore, perché così fai prima. Non c'è latte, non c'è burro, così accontenti tutti con un unico prodotto. Ok. Tutti e quattro mi sono costati 13,50 euro. Ok, quindi una confezione quanto costa? Oddio. Anche noi matematico come Sunshine 04, quando faceva i conti del microonde, quanti minuti per ogni hamburger, anche noi. Vabbè, siamo... qua, allora, ormai tutti abituati alla tecnologia. Comunque fatelo voi con la calcolatrice. Sono 3,50 euro. Poi ce lo scrivete qua. 3,50 euro a confezione. Ok. Allora, assaggiamo. Facciamo un assaggio in diretta. Sì. Allora, ma cosa mi hai preparato? Un sughetto di carote. Ci sono anche carote, sì. Ok. Poi ti guarderai il video per capire cosa ci ho messo dentro. Eh sì.
Buono. Buono? Di cosa sa? Di carote. Di carote, di pomodori, di peperoni. No, peperoni no. Vabbè, c'è sedano, carote e cipolla. C'è l'ortolina. C'è un po' di ortolina, quindi parte delle zucchine, delle carote sono state frullate insieme a ortolina, doppio concentrato. È stato fatto un sughettino a parte che ti ho messo sopra. Senza aggiungere pomodoro? C'è un pomodoro fresco, sì, che è stato frullato. Buono. Ok, ciao ciao allora. Thank you.